realizzato dalla, da Monini e Maria Mossa gioielliere, a te conferito perché? Sì, da sei tempi. Possiamo mettere Morricone sotto, per favore? Possibile? Sì. Sì, ti lo ridete che è bello così, eh? Io non so cosa c'è scritto. Sin dai suoi primi film, Valerio Mastandrea si è imposto per la sua capacità di portare sul grande schermo personaggi diversi e contemporanei, cui oltre alla fisicità, l'attore ha prestato il suo cuore generoso, la sua intelligenza e il suo talento. Pur interpretando ruoli diversissimi tra loro, Valerio è stato capace di portare sullo schermo le diverse età della sua vita professionale con rigore che c'era e con quel disincanto romano che lo rende così unico ed originale. Anzi, il suo impegno sociale e politico si è declinato nel fare un certo tipo di cinema in grado di parlare a tutti coloro che si riconoscevano nel voler cambiare le cose e ottenere, pretendendolo, un mondo migliore. Ammantato di una finta indolenza e dotato di un marcato pragmatismo, ripeto, ammantato di una finta indolenza e dotato di un marcato pragmatismo, Valerio Mastandrea, la musica è finita, era uno stacchetto, ha saputo essere il volto e la voce di un'Italia nuova e diversa, capace di ridere di se stessa, ma anche di amare, di lavorare e di spezzarsi la schiena per quello in cui crede, senza mai perdere il gusto del divertimento e soprattutto abbracciando la necessità di poter provare a cambiare le cose dentro e fuori lo schermo con opere ancora più concrete come readings, spettacoli a favore di giuste cause o come la creazione della scuola cinematografica Gian Maria Volonté in un quartiere complicato come la Magliana di Roma. Per questi sentimenti visibili e tangibili nella sua cinematografia, il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence viene rimesso all'attore Valerio Mastandrea dietro in attesa di rivederci tra qualche anno per conferirlo anche al regista che da poco esordito dietro la macchina presa con Ridi, la sua opera prima. Grazie. Grazie. Io faccio così se non mi commuovo. Allora, faccio così perché sennò poi mi lascio trasportare, non mi va. L'hai letta bene, la prima volta che l'hai letta, l'impronta. Grazie, l'avevo scritta meglio, non la ricordavo così. Grazie mille. E quindi, signori, grazie, lo considero come uno stimolo, non come un punto d'arrivo, anche questa è una valietta anche questa. Ma per la prossima. Grazie mille, grazie. Certo. E viva il Tifest, non per queste cose, ma perché, come ha detto Felice all'inizio, il rapporto dei festival è strettamente legato al pubblico, e qui il pubblico ce n'è tanto, quindi c'è gente che ama il cinema, ancora lo ama, nonostante a casa si faccia meno fatica a fare tutto, e quindi viva queste piccole, ma non per questo, grandi manifestazioni. Grazie ancora.